Sì, purtroppo è anche quello che passa mediaticamente, che il Parlamento compattamente ha votato per l'invio di armi e per l'aumento della spesa militare. Vorrei rincuorare la maggioranza dei cittadini italiani, che è una piccolissima, purtroppo, minoranza si è opposta. Noi come Manifesta, ma anche altri colleghi di opposizione, abbiamo votato contro, eravamo solo 19 contro una stramaggioranza, ma abbiamo voluto infatti dare testimonianza che rappresentiamo la maggioranza dei cittadini italiani chiamando questa piazza oggi. Oggi è una data simbolica, perché oggi il nostro Presidente del Consiglio Draghi si trova negli Stati Uniti e, come è emerso dalla rassegna stampa di stamattina, è andato a prendere ordini sostanzialmente. Invieremo altre armi, invieremo soldati al confine ucraino con i paesi NATO, quindi tutto ciò non ci tiene sereni, ma anzi siamo molto allarmati, ed è possibile, continuando così, che entriamo in un terzo conflitto mondiale. Una domanda non la risolviamo: i soldati sono sempre materia importantissima per la classe politica, soprattutto per chi sta in Parlamento. Com'è possibile che adesso invece tutti i partiti, a parte appunto lei e pochi altri, che siano così pochi preoccupati dal fatto che maggioranze importanti, 58% degli italiani dicono no all'invio di armi, no alla guerra, addirittura anche no in qualche modo alla NATO? È talmente forte la pressione dall'alto da impedire questo rapporto con alcuni dei sondaggi? Sì, è evidente che c'è uno scollamento tra Parlamento e popolo italiano, anche se devo dire che oggi alcuni partiti si stanno riposizionando, perché evidentemente hanno capito, forse elettoralmente non so, ma comunque io sono favorevole che appunto altri partiti, altri movimenti, i colleghi parlamentari adesso si stanno riposizionando chiedendo di non mandare altre armi. Peccato che da quel 16 marzo in cui è stato votato il decreto Ucraina abbiamo sostanzialmente dato, anzi hanno sostanzialmente dato mano libera al governo di poter continuare liberamente a mandare armi senza la necessità di intervenire prima dal Parlamento, proprio perché è stato votato anche lo stato di emergenza fino al 31 dicembre di quest'anno. Quindi il governo non è più legittimato a passare dal Parlamento, si continuerà a mandare armi senza che i cittadini, cioè noi rappresentanti dei cittadini, siano informati di cosa e quanto stiamo mandando in Ucraina. Quindi per me è un piacere vedere il riposizionamento di alcuni colleghi, però ahimè è inutile ai fini pratici.